Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, con questa solenne liturgia vigiliare si apre l'ultima domenica dell'anno liturgico ambrosiano, nella quale celebriamo nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'universo. Grati a Dio, Padre misericordioso, per il dono dell'ordinazione diaconale di alcuni nostri fratelli destinati al servizio della nostra Chiesa ambrosiana, invochiamo su di loro il dono dello Spirito Santo, perché nel ministero della parola e nel servizio dei poveri siano autentici testimoni della sua carità per la Chiesa e per il mondo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
annuncio della risurrezione del Signore nostro Gesù Cristo, secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro. Entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra. Ma quelli dissero loro: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno. Ed esse si ricordarono delle sue parole. Cristo Signore risorto, rendiamo grazie a Dio. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Potente ed eterno, che hai voluto rinnovare tutte le cose in Cristo, tuo Figlio e Re dell'universo,
fa che ogni creatura, ricondotta alla libertà della grazia, ti serva e ti lodi senza fine. Per Lui, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benedicimi, Padre. Leggi nel nome del Signore. Lettura del profeta Daniele. Io continuavo a guardare, quando ecco furono collocati i troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. Mille migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Tu sei mio Figlio, oggi ti ho generato. Tu sei mio oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion, domina in mezzo ai tuoi nemici. Te il principato nel giorno della tua potenza, tra santi splendori, dal seno dell'aurora, come rugiada io ti ho generato. Tu sei mio Figlio. Il Signore ha giurato e non si pente, tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec. Il Signore alla tua destra sarà giudice fra le genti. Tu sei mio Figlio. Benedicimi, Padre. La lettura apostolica ci illumini sulla via della vita. Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti, perché
se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto, prima Cristo che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte. E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anch'egli, il Figlio, sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ci alziamo e acclamiamo con l'alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Insieme. Alleluia, alleluia, alleluia. Io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene. Tenete saldo il dono della fede fino a quando verrò. Ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Benedicimi, Padre. Signore, sia nel tuo cuore e sulle tue labbra perché tu possa annunciare degnamente il suo Vangelo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, il Signore Gesù disse: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite benedetti del Padre mio,
ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: In verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: In verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Si presentino coloro che devono essere ordinati diaconi. Francesco Piero Lorenzo Prelz, Fabrizio Sant'Antonio, tutti di questa diocesi. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questi nostri fratelli siano ordinati diaconi. Sei certo che ne siano degni? Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare che ne sono degni. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo nostro Salvatore, noi scegliamo questi nostri fratelli per l'ordine del diaconato. Rendiamo grazie a Dio.
tutta la tribolata storia dell'umanità è accompagnata da un dilemma insistente. Ma noi siamo amici o siamo nemici gli uni degli altri? È meglio vivere in pace o è più conveniente la guerra? Possiamo contare gli uni sugli altri o è più saggio temerli gli altri? La direzione più giusta da seguire è che ognuno rimanga a casa sua o che siamo tutti cittadini del mondo? È più saggia la solidarietà o l'indifferenza? Gli altri sono un dono e una ricchezza per noi, oppure un fastidio e una minaccia? La solennità che chiude l'anno liturgico rivela quale sia il senso della storia e perciò celebra nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'universo, e dunque rivela che il senso della storia è la rivelazione della Signoria di Gesù. E la Signoria di Gesù è una convocazione universale. Tutti i popoli, le nazioni, le lingue lo servivano. Come in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Gesù è riconosciuto dai credenti come il Signore di tutti. I discepoli di Cristo quindi hanno risolto il dilemma. I discepoli sono quelli che dicono che siamo fatti per essere fratelli, che siamo figli di Dio perché costruiamo la pace, che la direzione giusta è quella che va verso la fraternità universale e che noi desideriamo essere cittadini del mondo piuttosto che rinchiuderci intimoriti tra le pareti di casa, e che la solidarietà rende tutti migliori, più saggi, più sereni, più fiduciosi. Il cammino verso la convocazione di tutti i popoli si può intendere in modi diversi, alcuni anche pericolosi. C'è quel modo di sentirsi parte di un insieme che si chiama la globalizzazione. La globalizzazione credo che si debba interpretare come una specie di operazione commerciale, perché i ricchi possano vendere in tutto il mondo i loro prodotti e possano appropriarsi delle risorse dei poveri prendendole da tutte le parti del mondo. La globalizzazione mette insieme tutto il pianeta, ma probabilmente il suo esito è quello di un grande mercato in cui chi è più ricco diventa ancora più ricco e chi è povero diventa ancora più povero. È un altro modo di andare verso la convocazione di tutti, è quella specie di totalità che può essere una specie di totalitarismo, il tutti sottomessi a un unico potere. Anche qui tutti sono convocati, ma tutti per essere servi. I poteri del mondo cercano di estendere il loro dominio per assicurarsi un maggior numero di servitori. Invece la via suggerita da Gesù, Gesù Re dell'universo, mette in evidenza che tutti sono convocati, ma
come persone singole. L'universo non è una uniformità che riduce tutti nella stessa condizione di consumatori o di servi, ma piuttosto una creazione di fraternità in cui ciascuno occupa il suo posto, porta il suo dono, rivela la sua identità. E questo dunque il regno che noi celebriamo adorando Cristo Re dell'universo, la convocazione universale di fratelli e sorelle che hanno la dignità dei figli di Dio. Ma l'accesso alla vita che Gesù dona, l'accesso al regno del cielo, è indicato come con l'immagine della porta stretta. La porta stretta forse si può anche interpretare come una metafora, un'immagine per dire della fatica che si fa ad entrare nel regno dei cieli, dell'ascesi necessaria per entrare nel regno dei cieli. Ma il Vangelo che è stato proclamato in questa celebrazione suggerisce piuttosto che la porta è stretta perché si passa uno ad uno, ma è quella porta che è spalancata attraverso la quale entrano coloro che hanno compiuto il gesto della prossimità, il gesto minimo del pane donato, dell'acqua offerta, della visita compiuta a chi era nella necessità. Lo sguardo del giudice non è un giudizio indifferenziato, ma è l'attenzione a ciò che ciascuno ha compiuto. È il modo per riconoscere la gratitudine di Dio per chi ha compiuto il gesto di prossimità verso il fratello bisognoso. È il modo per dire che il gesto minimo è grato a Dio, il gesto che ciascuno può compiere, che non si cercano eroi o persone perfette per entrare nella porta stretta che introduce alla gioia, però si cercano persone capaci del gesto della prossimità, della compassione che soccorre, del gesto minimo che dà sollievo al fratello o alla sorella nel bisogno. Il gesto minimo è riconosciuto dal Signore dell'universo e ciascuno, anche se imperfetto, anche se peccatore, sarà benedetto perché ha avuto compassione, perché ha dato il pane, ha offerto l'acqua, si è premurato di visitare chi era in carcere, chi era malato. Ecco, l'ingresso nel regno di Dio è un ingresso che si varca uno alla volta, ciascuno con la sua storia, ciascuno benedetto per i gesti minimi che hanno reso più vivibile la terra, più desiderabile la vicinanza con gli altri. E oggi si presentano dunque davanti a noi i candidati per l'ordinazione diaconale. Rappresentano quella semplicità di dire eccomi, di quel farsi avanti per dire la disponibilità a servire. Sono due uomini che hanno scritto la loro storia personale e che ora si dichiarano disponibili per la missione e praticano il loro eccomi per dedicarsi alla Chiesa
per essere a disposizione del Vescovo, per servire in questo modo la regalità di Gesù glorificato e invitare tutti a glorificare Dio con la loro gioia e con la loro carità. I diaconi entrano nel regno dei cieli per la porta stretta del servizio, per loro prendersi cura della Chiesa e dei poveri nelle incalcolabili forme di povertà che sono presenti nella nostra storia. Sono uomini che hanno già assunto responsabilità definitive nel loro stato di vita, in famiglia o nel celibato, hanno già definito il loro impegno professionale, ma questa storia che hanno già scritto li ha convinti a compiere ora un passo per definirsi a servizio dell'annuncio del Vangelo, a edificare la Chiesa, che è quel segno storico del regno dei cieli che è vicino. Dunque sono chiamati e hanno risposto, sono stati convocati e hanno detto: eccomi, eccomi a servizio del Vangelo, perché il Vangelo dice le intenzioni di Dio. Siamo stati chiamati alla festa del regno perché Gesù è risorto e tutti siamo convocati per partecipare alla sua vita. Perciò i diaconi, i preti, i vescovi annunciano il Vangelo per dire: camminiamo verso la comunione con percorsi di comunità che convergono, non per interesse, non per costrizione, ma per attrazione, tutti attratti dal Cristo risorto. E il Vangelo deve essere annunciato per dire a tutti gli uomini e le donne il valore che ha il gesto minimo, cioè quello che tutti possono compiere, per dire che tutti possono dare il loro contributo per edificare la comunione, per vivere una carità che non sia solo beneficenza e pronto soccorso, ma piuttosto comunità che raduna in un cuor solo e in un'anima sola, per dare a ciascuno la persuasione della sua dignità, che non consiste nei titoli conseguiti o nel prestigio riconosciuto, ma nella possibilità di amare, di compiere il gesto minimo che rende più bella la terra. Il Vangelo è principio di vita buona che si propone a tutti come motivo di speranza e come seminagione di quel principio che può rinnovare la società. Ecco, io dico che questi uomini si fanno avanti a dichiarare la loro disponibilità al Vescovo per l'annuncio del Vangelo in opere e parole e dicono: eccomi. E io, a nome della Chiesa, dico: grazie, venite, benedetti da Dio. Pagina 15 troviamo il canto dopo il Vangelo, lo cantiamo insieme. Una è la fede, una la speranza.
carissimi, prima di ricevere l'ordine del diaconato dovete manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni. Volete essere consacrati al ministero nella Chiesa per mezzo dell'imposizione delle mie mani con il dono dello Spirito Santo? Volete esercitare il ministero del diaconato con umiltà e carità, in aiuto all'ordine sacerdotale, a servizio del popolo cristiano? Volete, come dice l'Apostolo, custodire in una coscienza pura il mistero della fede per annunciarla con le parole e le opere secondo il Vangelo e la tradizione della Chiesa? Mi rivolgo al candidato celibe. Tu che sei pronto a vivere nel celibato, vuoi, in segno della tua totale dedizione a Cristo Signore, custodire per sempre questo impegno per il regno dei cieli a servizio di Dio e degli uomini? Volete voi custodire e alimentare nel vostro stato di vita lo spirito di orazione e adempiere fedelmente l'impegno della liturgia delle ore secondo la vostra condizione insieme con il popolo di Dio per la Chiesa e il mondo intero? Voi che sull'altare sarete messi a contatto con il corpo e il sangue di Cristo, volete conformare a Lui tutta la vostra vita? Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio porti a compimento in te la sua opera. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, prometto. Dio porti a compimento in te la sua opera. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre Onnipotente, perché conceda la sua benedizione a questi suoi figli che ha voluto chiamare all'ordine del diaconato. Mettiamoci in ginocchio. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. San Michele, prega per noi. Santi angeli di Dio, pregate per noi. San Giovanni Battista, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Santi patriarchi e profeti, pregate per noi. Santi Pietro e Paolo, pregate per noi. Sant'Andrea, prega per noi. San Giovanni, prega per noi. San Barnaba,
profeti ed evangelisti. Preghiate per noi. Santa Maria Maddalena. Preghiate per noi. Santi discepoli del Signore. Preghiate per noi. Santo Stefano. Preghiate per noi. Sant'Ignazio d'Antiochia. Prega per noi. San Lorenzo. Prega per noi. Santi Protaso e Gervaso. Pregate per noi. Sant'Arialdo. Prega per noi. Sante Perpetua e Felicita. Pregate per noi. Santa Tecla. Prega per noi. Santa Agnese. Prega per noi. Santa Teresa Benedetta della Croce. Prega per noi. Santi Martiri di Cristo. Prega per noi. San Gregorio. Prega per noi. Sant'Agostino. Prega per noi. Sant'Atanasio. Prega per noi. San Basilio. Prega per noi. Sant'Ambrogio. Prega per noi. San Martino. Prega per noi. San Galdino. Prega per noi. Santi Cirillo e Metodio. Pregate per noi. San Benedetto. Prega per noi. San Francesco. Prega per noi. San Domenico. Prega per noi. San Francesco Saverio. Prega per noi. San Carlo. Prega per noi. San Giovanni della Croce. Prega per noi. San Giovanni Maria Vianney. Prega per noi. San Giovanni XXIII. Prega per noi. San Paolo VI. Prega per noi. San Giovanni Paolo II. Prega per noi. Santa Caterina da Siena. Prega per noi. Santa Teresa d'Avila. Prega per noi. Santa Teresa di Gesù Bambino. Prega per noi. Santa Brigida. Prega per noi. Santa Gianna Beretta Molla. Prega per noi. Beato Andrea Carlo Ferrari. Prega per noi. Beato Alfredo Ildefonso Schuster. Prega per noi. Beato Giovanni Mazzucconi. Prega per noi. Beato Luigi Monti. Prega per noi. Beato Luigi Talamoni. Prega per noi. Beato Luigi Biraghi. Prega per noi. Beato Luigi Monza. Prega per noi. Beato Carlo Gnocchi. Prega per noi. Beato Serafino Morazzone. Prega per noi. Beato Clemente Vismara. Prega per noi. Beato Arsenio da Trigono. Prega per noi. Beata Enrichetta Alfieri. Prega per noi. Santi e sante di Dio. Prega. Da ogni male, salvaci.
ascensione. Salvaci, Signore. Per il dono dello Spirito Santo. Salvaci, Signore. Conforta e illumina la tua santa Chiesa. Ascoltaci, Signore. Proteggi il Papa, i vescovi, i sacerdoti e tutti i ministri del Vangelo. Ascoltaci, Signore. Benedici questi tuoi eletti. Ascoltaci, Signore. Benedici e santifica questi tuoi eletti. Ascoltaci, Signore. Benedici, santifica e consacra questi tuoi eletti. Ascoltaci, Signore. Manda nuovi operai alla tua messe. Ascoltaci, Signore. Dona al mondo intero la giustizia e la pace. Ascoltaci, Signore. Aiuta e conforta coloro che sono nella prova e nel dolore. Ascoltaci, Signore. Custodisci e conferma nel tuo santo servizio noi e tutto il popolo a te consacrato. Ascoltaci, Signore. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Ascolta, o Dio, la nostra comune preghiera, accompagna con il tuo paterno aiuto la nostra azione sacerdotale e santifica con la tua benedizione questi tuoi figli che noi confidiamo di poterti offrire per l'esercizio del sacro ministero nella Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ci alziamo. Dio onnipotente, sorgente di ogni grazia, dispensatore di ogni ordine e ministero, assistici con il tuo aiuto. Tu vivi in eterno e tutto disponi e rinnovi con la tua provvidenza di Padre. Per mezzo del Verbo tuo Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, tua potenza e sapienza,
compi nel tempo l'eterno disegno del tuo amore. Per opera dello Spirito Santo tu hai formato la Chiesa, corpo del Cristo, varia e molteplice nei suoi carismi, articolata e compatta nelle sue membra. Così hai disposto che mediante i tre gradi del ministero da te istituito cresca e si edifichi il nuovo Tempio, come in antico scegliesti i figli di Levi a servizio del tabernacolo santo. Agli inizi della tua Chiesa, gli apostoli del tuo Figlio, guidati dallo Spirito Santo, scelsero 7 uomini stimati dal popolo come collaboratori nel ministero. Con la preghiera e con l'imposizione delle mani affidarono loro il servizio della carità, per potersi dedicare pienamente all'orazione e all'annunzio della parola. Ora, o Padre, ascolta la nostra preghiera. Guarda con bontà questi tuoi figli che noi consacriamo come diaconi, perché servano al tuo altare nella Santa Chiesa. Ti supplichiamo, Signore, e fondi in loro lo Spirito Santo, che li fortifichi con i 7 doni della tua grazia, perché compiano fedelmente l'opera del ministero. Siano pieni di ogni virtù, sinceri nella carità, premurosi verso i poveri e i deboli, umili nel loro servizio, retti e puri di cuore, vigilanti e fedeli nello spirito. L'esempio della loro vita generosa e casta sia un richiamo costante al Vangelo e susciti imitatori nel tuo popolo santo. Sostenuti dalla coscienza del bene compiuto, forti e perseveranti nella fede, siano immagine del tuo Figlio, che non venne per essere servito, ma per servire, e giungano con lui alla gloria del tuo regno. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ricevi il Vangelo di Cristo, del quale sei divenuto l'annunciatore. Credi sempre ciò che proclami. Insegna ciò che hai appreso nella fede. Vivi ciò che insegni. Ricevi il Vangelo di Cristo, del quale sei divenuto l'annunciatore. Credi sempre
ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede e vivi ciò che insegni. Signore Gesù Cristo, che immolandoti sull'altare della croce hai dato vita e salvezza al genere umano, ispira a quanti sono avvolti nelle tenebre del peccato e dell'errore di cercare in te la luce vera e la vita e di adorarti come unico Re che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Secondo l'ammonimento del Signore, prima di presentare i nostri doni all'altare, scambiamoci un segno di pace. Jesus, Son of God.
Ci alziamo. Raccolti dallo stesso Spirito di Cristo, proclamiamo con cuore sincero il simbolo della nostra fede. Questo sacrificio di riconciliazione e conceda a tutti i popoli il dono dell'unità e della pace, lo stesso Cristo tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, Padre Santo, Dio di infinita grandezza. Tu con gioiosa effusione di grazia hai consacrato, sacerdote eterno e re dell'universo, il tuo unico figlio, Gesù Cristo, perché sacrificando se stesso sull'altare della croce come vittima immacolata di pace, portasse a compimento il mistero della nostra salvezza e costituito, Signore, di tutte le creature, presentasse a te, Dio altissimo e immenso, un regno universale ed eterno, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace. Noi oggi contempliamo la gloria del nostro Redentore, che assiso alla tua destra con te è sovrano del mondo, e uniti agli angeli e ai santi cantiamo l'inno della lode perenne. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli. Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annuncio
memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Ambrogio e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Assisti nel loro ministero questi tuoi servi, oggi ammessi all'ordine del diaconato. Rendili veri imitatori di Cristo nel servizio del suo corpo che è la Chiesa. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua Thank you.
Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma guarda alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. E con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai nutrito con il pane della vita immortale, fa che obbediamo con gioia a Cristo, Signore dell'universo, per regnare anche noi nella gloria senza fine. Con Lui che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Desidero esprimere la mia profonda gratitudine ai nostri due diaconi che oggi hanno ricevuto l'ordinazione e ringrazio tutti coloro che sono legati a loro da affetti profondi, familiari, gli amici, i colleghi di lavoro. Ecco, è un fatto di Chiesa questo che abbiamo celebrato. E ringrazio Don Giuseppe Como, tutta l'equipe della formazione che li hanno accompagnati in questi anni. E ringrazio le loro comunità che sono stati il luogo in cui la loro vocazione si è configurata e che li hanno accompagnati. Erano tre i candidati che avremmo voluto ordinare oggi. Quindi il nostro pensiero va a Paolo, che per motivi di salute ha dovuto rimandare l'ordinazione. Lo sentiamo vicino, vogliamo dirgli il nostro affetto e il nostro desiderio di vederlo presto veramente ristabilito e così poter anche aggiungere anche lui all'ordinazione. E ringrazio tutti voi che siete qui presenti, i preti delle parrocchie da cui vengono questi nostri fratelli ordinati, i diaconi che rappresentano tutto il corpo diaconale che è a servizio della nostra Chiesa. Per tutti desidero che scenda la benedizione solenne del Signore per darci coraggio, gioia, desiderio sincero di portare a compimento la nostra vocazione. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dio che vi ha chiamato al servizio degli uomini nella sua Chiesa, vi renda strumenti della sua carità verso tutti, specialmente i poveri e i sofferenti. Amen. Egli che vi ha affidato il compito di predicare il Vangelo di Cristo, vi aiuti ad essere con tutta la vostra vita autentici testimoni della sua parola. Amen. Dio che per mezzo del suo Spirito vi ha costituito dispensatori dei suoi misteri, vi conceda di essere costruttori di verità e di pace a imitazione di Gesù Cristo, suo Figlio. Amen. E su tutti voi che avete partecipato a questa celebrazione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace nel nome di Cristo.